sguardo della donna del profumo che ama e dona quello che ha, che non teme ma si lascia attrarre dal mistero del Signore e riempire dallo stupore e dall'ammirazione per ciò che ha ricevuto. Sono questi gli occhi con cui osservare il presente, immergendosi nelle comunità nelle quali si vive quotidianamente, con generosità sempre nuova, anche se magari si hanno sulle spalle giubilei di vita religiosa che parlano di decenni di consacrazione, 15, 25, 50, 60, 70 anni e persino oltre. La Basilica di Sant'Ambrogio è gremita non solo delle festeggiate, ma anche di consorelle, delle responsabili degli organismi diocesani legati alla vita religiosa, di fedeli e tanta gente che non ha voluto mancare all'Eucaristia presieduta dall'Arcivescovo e concelebrata da una ventina di sacerdoti, tra cui due vicari episcopali, Monsignor Luigi Stucchi per la vita consacrata femminile e Monsignor Paolo Martinelli per quella maschile. Il grazie di tutte, cui dà voce Madre Maria Motto delle Suore della Riparazione di Milano, è subito per Monsignor Delpini. Vorremmo essere per lei come Santa Marcellina per Ambrogio, madri, sorelle, figlie, in fraterna e filiale disponibilità di ascolto, con semplicità e schiettezza di rapporti, sensibili e attenti ai problemi del nostro tempo. Dalle letture, anzitutto dalla pagina di Luca al capitolo 7, e da quegli sguardi così diversi, prende avvio la riflessione dell'arcivescovo. Non guardate con lo sguardo di Simone, il fariseo che è ineccepibile, ma che giudica e condanna, un padrone di casa che apre le porte, ma non il cuore. Al contrario, la cosiddetta peccatrice perdonata, la donna del profumo, appunto. La donna del profumo non calcola a che cosa serve quello che fa. Non resta imprigionata nella sua storia, non si aspetta vantaggi e non teme condanne. Piuttosto la donna del profumo si lascia attrarre dal molto amore. Il riferimento chiarissimo è a chi ha offerto la sua vita al Signore, ma magari soffre di qualche stanchezza. E anche noi, consacrati e consacrate, possiamo essere tentati di guardare con lo sguardo del fariseo e di assestarci nella posizione di chi guarda e non si lascia guardare, di chi giudica, di chi guarda e mormora, di chi guarda e non si aspetta niente se non la conferma di quello che ha sempre pensato. E che forte degli anni passati in una devozione costante e ineccepibile pensa che non ha più niente da imparare e che nel mondo contemporaneo non c'è niente che meriti ammirazione e stupore. Non è così, suggerisce Delpini, rivolgendosi direttamente alle religiose. La consacrata che fa festa per il suo giubileo deve essere come la donna del Vangelo. È quella ispirata dal molto amore, è quella che vive la sua consacrazione riconoscendo nel molto lavoro compiuto, nelle molte relazioni che si sono vissute negli anni, nelle molte grazie ricevute in questi anni e forse anche nelle molte lacrime versate e nelle molte fatiche, ecco, in tutto riconosce il molto amore che diventa come il profumo gradito al Signore. Da qui la prima consegna. Luca non ignora le difficoltà, le inadeguatezze, le meschinità che in ogni comunità si possono trovare, ma è pieno di ammirazione e di stupore per il bene che c'è nella sua comunità. E ancora il richiamo all'Epistola agli Efesini appena proclamata. La grazia di questo momento di festa è lo sguardo che si lascia rapire dal mistero di Dio e si lascia abitare dalla sua pienezza. Perciò voi, donne del profumo, non state a guardare alla mole immensa del lavoro che avete compiuto, quasi per trovare un motivo di vanto, ma piuttosto lasciatevi riempire di stupore.
Insomma, non risentimento per qualche dispiacere, ma gratitudine, non autocompiacimento, ma desiderio di trasfigurazione in Cristo, anche quando il peso dell'età e della malattia si fa sentire. E cioè a riconoscere che è quando sono debole che sono forte, è nella mia debolezza che si manifesta la potenza di Dio, e quando tutto viene meno, allora è più evidente che la grazia mi riempie della pienezza di Dio. Un invito a essere insieme nella luce del Signore che trova il suo emblema nel gesto dell'accensione delle fiammelle portate da consacrata a consacrata e nel rito della rinnovazione dei voti. Ci sentiamo profondamente interpellate e credo che l'Arcivescovo abbia proprio colto nel segno, perché questa è la nostra vita di comunità, per cui ci sono delle sicurezze, ma ci sono anche dei momenti di fatica e di rinuncia. Certamente diminuiscono i numeri. Aumenta l'età. Il Papa, venendo a Milano, vi ha detto: questo certo conta, però è lo spirito quello che vi deve animare. In fondo è la stessa idea dell'Arcivescovo. Guardate oltre, buttate il cuore oltre l'ostacolo. Esatto. Papa Francesco ci ha detto di sorridere e di andare oltre e soprattutto di non rassegnarci, perché ci sono dei momenti in cui la suora che ha una certa età e che sembra che è insignificante è quella che magari dona all'altro qualcosa di molto bello, di molto prezioso. Quali sono i numeri adesso nella diocesi di Milano? I numeri sono: abbiamo 4.200 religiose, di cui 1.500-1.600 che pregano e offrono. Vuol dire che sono ammalate, sono anziane, e le attive sono un 2.000.